a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda acquisti fatti da Shein. Mi viene da ridere, ma sapete tutti che ho una passione smisurata per Shein e quindi volevo farvi vedere cosa ho acquistato. Allora, alcune cose, come vi ho detto negli altri video, sicuramente già vi avevo fatto il video, ma non me lo ricordo e quindi vi ho messo tutto qua. Non vi seccate, ma non mi va di cercare, fare e dire. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, ovviamente giù nell'info box troverete tutti i prezzi e relativi nomi. Allora, ho preso questo. Che cos'è? Questo è un portafono da muro. Questo è fatto con questo adesivo che viene messo nel muro e poi lo dovete agganciare. E qui appoggiate il fono, quindi qui avete il fono e vi asciugate nel frattempo i capelli, vi mettete con la spazzola a girare, a fare e dire. E quindi ho preso questo. Poi andiamo avanti, ho preso questa pochette per quanto riguarda la sistemazione di pennelli quando viaggio. Ho preso questa perché, a parte che ha questa sistemazione in questa maniera, quindi potete mettere i pennelli qua dentro e far sì che la parte, diciamo, sporca del pennello appoggi nella plastica, quindi la potete poi lavare tranquillamente. Quindi mi piace il fatto che voi lo appoggiate sul tavolo e avete l'esposizione di pennelli aperta, e soprattutto che se avete pennelli sporchi non si sporcherà qui, perché con una spugnetta la potete togliere direttamente o con una salviettina. E quindi ho preso questa, non lo so, mi sta prudendo il braccio. Poi ho preso l'ennesima cuffia, queste sono quelle che avevo preso per me, la mia migliore amica gli servivano e quindi gliel'ho dati a lei, e sono le cuffie normalissime, quelle con l'orecchio in questa maniera, che è quelle che io preferisco perché entrano perfettamente e hanno la USB si chiama, non mi ricordo come si chiama questa, l'adattatore. Comunque sono per lo Xiaomi, questo qui, questa tipologia di cellulare, e quindi mi interessava averle e le ho prese. Pagate pochissimo, veramente pochissimo, una cavolata. Poi mi serviva un planner per quanto riguarda la settimana per comprare le cose. Mi serviva anche quando prendevo il pane, adesso il pane lo faccio io, quindi non mi serve più per quella tipologia. Ma questo è un planner trasparente che si attacca al frigorifero o a qualsiasi altra, diciamo, oggetto, perché ci sono gli adesivi. È fatto in questa maniera, c'è la plastichina che adesso toglierò, e poi con i pennarelli potete scrivere tutto quello che volete. Qui avete anche i pennarelli e le gommine per cancellare. Ovviamente è calamitato, lo appoggiate tipo nel frigorifero dove volete, potete scrivere tranquillamente. A me interessava perché ogni volta mi devo segnare, lunedì dovevo prendere il pane, non l'ho preso eccetera eccetera, quindi l'ho trovata come un'idea molto molto utile. Poi ho preso questi, credo di avervi fatti vedere, quelli per il water, per sostenere il water o per toccare il water. Io ho una cosa che odio quando alzano la tavoletta e non la abbassano, o viceversa. Automaticamente ho preso questi, che sono dei sospensori per il WC, quindi qui vengono messi i biadesivi, vengono messi in questa maniera, così, quindi esce dalla tavoletta, esce questa parte, e voi non c'è bisogno che infilate le dita per alzare la tavoletta, ma avete questa antina e voi prendete questa antina e sollevate la tavoletta. Credo che sia un'idea molto particolare, ce ne sono di vari tipi, anche molto più grandi, e credo che ne prenderò alcune, perché queste le metterò in ambedue i lati, perché non mi piace solo da un lato. Poi ho preso alcune attrezzature, tra cui questo, che è quello per fare i buchi nelle cinture. Ogni volta non sanno come fare i buchi delle cinture. Noi ce l'avevamo uno preso da Lidl,
Si è rotto, non si sa né come né perché, ma si è rotto. Ogni volta mi esce dalla tra. Non si sa né come né perché, ma si è rotto da solo. E quindi gliel'ho preso, se non mi sbaglio, 4 euro e qualcosa, comunque un prezzo bassissimo. Gli ho preso questo. Poi questo l'ho preso solo per mettere il rotolo di carta. Per quanto riguarda la cucina, io questo lo metterò vicino al mobile, attaccato al mobile, e metterò il rotolo di carta perché mi viene più facile utilizzarlo. Poi, questo, se non mi sbaglio, ve l'ho fatto vedere, che è quello sì, del rubinetto. Questo me lo ricordo di averlo fatto vedere. E poi ho preso questo per quanto riguarda il bagno, dove metterò gli spazzolini e il dentifricio e anche qualche cremina. Qui, questo è per quanto riguarda il bagno qua sopra, che ci sto io. Mio figlio invece rimarrà sotto per quanto riguarda il bagno, e quindi abbiamo deciso di mettere tipo un porta qualcosa nella toilettatura. Quindi ho preso questo, che è molto piccolo. Poi ho preso un pennello per quanto riguarda il correttore, e poi ne ho preso uno per quanto riguarda il viso. Per quanto riguarda il correttore, ho preso questo perché è a forma di triangolo. Ho visto vari video dove lo utilizzano. Essendo a forma di triangolo, entra bene anche nelle fessure. Quindi, per quanto riguarda il correttore, credo che sia l'ideale. Ha una forma proprio a triangolo, non so se si vede, vedete, proprio è a punta, ma a tutti i lati tagliati, e quindi è facile da infilare dappertutto. E quindi ho preso questo. Poi ho preso quello per quanto riguarda il fondotinta, l'ho visto in tantissimi video e mi sono fissata anch'io, e quindi l'ho voluto prendere. Spero di trovarmi bene, ed è fatto in questa maniera. Dicono che il dupe di un pennello, io ho detto fondotinta poco fa, pennello. Questo è un dupe di un pennello famosissimo e costosissimo, e io l'ho preso pochissimo per fare la rima, ed è un pennello, non ho niente sul viso, ha soltanto lucido labbra e ombretto perché fa caldo, ed è un pennello adatto proprio a questa tipologia. Dicono che non fa striature, specialmente se dovete truccare altre persone, è molto, vi facilita, diciamo, il lavoro. Ed è un makeup brush, è fatto così ed è piccolino, cioè piccolino quanto una mano, ed è abbinato alla mia maglietta. Poi, sempre per quanto riguarda i pennelli, ho preso questo per pulire i pennelli, ed è quello rotante, ruota da solo se non mi sbaglio, ha il cavetto, sì, ha il cavetto con la bocchetta USB. Voi mettete di solito si mette lo shampoo per i bambini, lo mettete qui ha i dentini in silicone, poi accendete qui con il pulsantino e questo girerà da solo, e nel frattempo pulite i pennelli. Cioè, è una cavolata, l'ho voluta prendere proprio per provarla. Costava pochissimo, ha i piedini, diciamo, per non ballare, perché ovviamente farà un sacco di movimento, e quindi l'ho voluto prendere. Ovviamente la parte in silicone poi si toglie. Poi altri oggetti, sì, aspettate che ve li faccio vedere, ma mi mancano altre cose che io l'ho messa dentro il sacchetto. Brava Stefania, mi sa che vi farò un altro video, perché già, vabbè, forse ci rientriamo. Comunque, ho preso queste, che sono delle toppe, e queste le ho prese per sistemare i giubbotti. Queste sono quelle adesive, e ho preso sia così che di jeans fatte in questa maniera. E queste servono, sono con il biadesivo, e servono per metterle tipo nei giubbotti che non potete cucire, e sono fatti molto molto bene. Ho preso questi, e poi vi faccio vedere questo, che sono degli avvolgicavo. Io l'ho presi proprio per questa sistemazione, e sono fatti così. Ve li faccio vedere chiusi, vengono fatti ad anellino così, e poi quando voi li dovete aprire, sono ovviamente in silicone, sono fatti così, vedete?
voi mettete tipo la parte che vi serve, tipo qui questo tipo è un filo oppure un auricolare, e poi lo chiudete in base a dove lo dovete appoggiare. Credo che sia una cosa molto utile. Io ho preso il sacchettino dove ce n'erano un po', 10 pezzi credo, 10 pezzi, per metterlo sia qui per quanto riguarda la postazione, sia per quanto riguarda le cuffie, perché ogni volta ho fili dappertutto, quindi mi dava fastidio e ho voluto fare questo. Poi un'altra cosa che vi faccio vedere è questo, che è una cosa che volevo assolutamente dall'inizio e quindi l'ho preso. Allora, che cos'è? È un contenitore per quanto riguarda il latte. Vedete? È un contenitore semplicissimo. Perché l'ho preso? Allora, noi beviamo il latte d'avena, per adesso io sto bevendo il latte d'avena perché me l'ha consigliato il dottore, di non bere il latte normale, eccetera, eccetera. Cosa succede? Essendo che tutte e tre beviamo questo latte, capita che qualcuno di nome Maurizio Principato si dimentica di mettere nel frigo il latte. Perché che cosa succede? Lui prende il latte, se lo mette ovviamente nella sua tazza. E anche se c'è pochissimo, lui lo rimette nel frigo. Non è che va a prendere, non è che lui va a prendere l'altra bottiglia e la mette nel frigo. No, lascia anche se c'è uno sputacchio di latte, lo lascia nel frigo. E dice non me ne accorgo mai perché dice essendo che non si vede, dice non si capisce, cioè anche la pesantezza si capisce, comunque non si capisce, quindi dice io non so quanto latte c'è o non c'è nel frigo. E quindi ho deciso di prendere questo, entra benissimo la quantità della bottiglia e soprattutto qui si vede esattamente quanto latte c'è, così da mettere l'altro nel frigo, perché io odio bere il latte caldo, mi innervosisco. Questa mi piace perché ha l'apertura per ovviamente riempirlo, riempire di latte, e poi ha la rotellina. E diciamo abbiamo il buchetto per la fuoriuscita del latte. Mi piaceva tantissimo e quindi l'ho voluto prendere. L'ultima cosa che vi faccio vedere, vi faccio vedere le due cose che devo rimandare. Un'altra cosa che vi faccio vedere è questa cintura. Ho preso questa cintura perché mi serviva una cintura bianca. Credevo fosse un po' più grande, invece è così piccola, ma la tengo lo stesso perché mi piace proprio. La fibbia così fatta in questa maniera è molto carina, certo non è resistente come alcune cinture, però diciamo possiamo dire che fa il suo effetto, è molto carina e quindi me la lascio. Per quanto riguarda le altre cose, credo di farvi un video a parte perché sono tantissime cose, quindi per questo video finisce qui. Adesso vi faccio anche il video per quanto riguarda Shein, per quanto riguarda l'abbigliamento, anche se un vestito ce l'ho sotto e credo che o vi metterò la foto o vi metterò un video o ve lo dovrò prendere e far vedere dopo. Questo poi vediamo dopo. Quindi, per quanto riguarda questo video è tutto, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!